Debutto dal primo minuto con 3 punti, semplicemente perfetto. Oh, meglio di così non potevo chiedere. È stata una partita che abbiamo giocato quasi perfettamente, in pratica abbiamo sempre avuto nel dominio della palla e tutto, e niente, meglio di così non potevo veramente chiedere. Peccato solamente il clean sheet mancato all'ultimo, poi fuori gioco non lo so. A proposito, ci sono state tante proteste anche dopo il triplice fischio, cosa hai visto tu? Noi siamo saliti bene, abbiamo visto che erano in 3-4 di loro che erano oltre la linea della palla di parecchio, quindi ci sta che magari le proteste all'ultimo, anche perché comunque soprattutto io mi sono un po' innervosito all'ultimo, perché mancare così il clean sheet è veramente un peccato. Però noi andiamo avanti, continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto, non abbiamo fatto una bella partita e niente, dobbiamo solamente migliorarci giorno dopo giorno e continuare a fare così. La festa poi sotto la curva con la dedica al tifoso scomparso. No, è stato molto, molto toccante questa vittoria, soprattutto anche a lui. Non potevamo di certo deludere, appunto, e quindi è molto importante che abbiamo vinto, soprattutto per lui, appunto. La partita, che partita è stata? No, una partita secondo me giocata molto bene dal piano tattico, ma anche soprattutto dal punto di vista fisico, e siamo stati praticamente perfetti in tutto. Poi vedremo col mister meglio quello che abbiamo fatto, però diciamo che siamo molto contenti di come abbiamo giocato e niente. Poi sei stato tra l'altro molto bravo quando sei stato chiamato ad uscire con i piedi fuori dalla tua area, ma interventi con le mani sono uno di Durzi nel finale, sostanzialmente la squadra ti ha protetto bene. Certo, no, poi lavoriamo bene con la linea, lavoriamo bene col mister, la postura alta, il posizionamento sempre giusto anche durante la settimana, quindi non ho risentito, siamo da quel punto di vista lavoriamo molto bene. Ti chiedo un'ultima cosa, Ivan, ti chiedo, per un portiere come Saio fare la panchina in Serie C per la squadra che ce l'hai è un lusso, ti va un po' stretto questo ruolo dietro a Plizzari? Ma io so, Ale è un gran portiere, lavorare con lui e soprattutto avere davanti uno come lui mi spinge soprattutto a migliorarmi, quindi so che davanti a un gran portiere io non ci penso, e come dice anche il mister, diciamo che mettere da parte questi egoismi, no, del gioco non gioco è una cosa importante per diciamo favorire il gruppo, quindi non ci penso, lavoro sempre e so appunto che Ale è un gran portiere. Studio per Ivan Saio. Danzaio che sarà titolare sicuramente nella prossima stagione, perché dato Plizzari di proprietà del Venezia, ma gli auguriamo di fare qualche altra partita, ci mancherebbe. Fabio. No, mi accodo alla considerazione che ha appena fatto Enrico, volevo chiedere al ragazzo quanto comunque è importante lavorare durante la settimana con Plizzari. Sicuramente un po' sopperisce al fatto che non gioca tanto, però allenarsi con lui comunque secondo me gli dà quel qualcosa in più. Quanto è importante allenarsi in settimana con un portiere come Alessandro Plizzari? Sopperisce un po' il fatto che non giochi tanto? Diciamo che è importante, anche perché mi spinge sempre a migliorarmi, avere quella diciamo sana competizione che è giusto avere in allenamento, quindi spinge veramente tanto a migliorarsi, ecco.